sorelle e fratelli. Abbiamo l'onore di intervistare padre Corrado D'Ascoli della Congregazione Francescana dei Servi Inutili, medico naturopata, missionario in Brasile. Mi sono dovuto scrivere perché è troppo grande, anche se lui dice inutile, ma è inutile, io direi, non tanto per quello che fa. Lui è sempre umile, no? Però è una grandissima persona. Lui non vuole questo cappello, ma io sono obbligato a farlo perché è la verità. Mi parlava e mi ha detto una cosa veramente interessante, che poi io, essendo medico, ci rimango di stucco. E lui, il titolo di questa intervista è "Ammalarsi è peccato". Caspita, noi siamo medici, perché pure lui è un grandissimo medico, completo, perché pure medico dell'anima, spiritualista. E del corpo. E del corpo. Quindi ci spiegherà questa insolita teoria, che lui ha questa teoria che però ritorna in questo libro, che è la base del cattolicesimo. Quindi è tutto scritto. Cattolicesimo che io ammiro in padre Corrado, perché è un vero portatore del cattolicesimo. Quindi ci puoi dire carissimo collega, grazie della tua introduzione, ma non è una mia teoria, è il libro che lo dice. Il libro, questo libro, è insolito che un sacerdote dica queste cose, ma essendo medico sono avvalorato dalla scienza. Il nostro libro qui ci dice proprio che ammalarsi è peccato. È gravissimo, peccato capitale. Io mi permetto di leggere alcuni passi basici della nostra Bibbia. Nel primo libro, la Genesi, al capitolo primo e nel paragrafo 26, Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Quindi lui non si ammalava mai, perciò proprio Dio ha creato l'uomo a immagine e somiglianza. Non può aver creato, lo sappiamo molto bene che cos'è, la malattia, no? Tutti quanti, la patologia dei vari organi. Ma non può aver creato un essere che si ammala. Tanto è vero che noi medici studiamo e avvaloriamo con la scienza l'anatomia comparata, la fisiologia comparata, e affermiamo, è un dato di fatto, che gli animali non si ammalano. Poi, per bacco, gli animali allo stato libero, attenzione a quello che dico, non si ammalano. Tutti gli animali. Addirittura gli animali che appartengono alla nostra specie, i primati, e io convivo con i primati che, come il collega ha annunciato, sono missionari in Brasile da 40 anni. C'è una figlia? Sì, addirittura io adotto da 28 anni una scimmia, che non si ammala, ma perché sanno cosa mangiare. Dopo andremo avanti su questo argomento. Sempre continuando alla Genesi, sempre il capitolo primo e il paragrafo 29, Dio dice: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. La Bibbia dice tutto. Eppure buono, non è che... Tutte le nostre conferenze, le nostre ricerche che voi vedete in televisione, chi la dice cotta, chi la dice... Qui c'è scritto tutto. Io sto parlando chiaramente alle sorelle e ai fratelli cattolici, ma a tutti i cristiani che usano questo libro. Noi cristiani, per stare in salute, dobbiamo mangiare frutta e semi di erbe, come sta scritto qui nel libro. Andiamo avanti, perché la Bibbia ci aiuta ancora di più in questo. E che cosa? E ce lo spiega. Ce lo spiega San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo e che in voi che avete da Dio, che non appartenete a voi stessi? Questa anche completa la Genesi, che dice: Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza,
Per cui noi, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Abbiamo un dovere. Il nostro carissimo Papa Francesco lo ripete. Dice, noi siamo il primo tempio dello Spirito Santo. È il nostro Papa che ce lo dice, è Papa Francesco che dice questo. Ma tutti lo sappiamo. Vedete bene, caro collega e amico, noi abbiamo cura del tempio che chiamiamo di Dio, le chiese, capito? Perché c'è l'Eucaristia, lo chiamiamo tempio, ma il tempio è il nostro corpo. Prima di tutto deve essere pulito. È il nostro corpo. Allora, chiaro, ma noi abbiamo cura delle chiese, dei cosiddetti tempi, che li andiamo ad adorare il Signore. Perché lo puliamo, facciamo di tutto per abbellirlo, tenerlo bello. Io sto in una zona terremotata, padre Corrado di Ascoli, denota la mia origine ascolana, insomma abbiamo subito il terremoto l'anno scorso, gravissimo, molte chiese sono state distrutte o molto danneficate e stiamo facendo di tutto per ricostruirle. Il vescovo della mia diocesi, Monsignor Giovanni d'Ercole, si dà da fare a tutto spiano, ha già ricostruito la chiesa all'Arquata, in vari posti, perché la casa del Signore. Ma io mi domando e dico, e vi pongo questa domanda, carissime sorelle e fratelli, e il nostro tempio principale, il primo tempio che Papa Francesco dice, noi abbiamo tanta cura di questo tempio? No, ve lo devo dire, come medico no, e il collega lo sa pure. Perché ci ammaliamo? Perché ci ammaliamo? Perché non obbediamo a questo capitolo 20, a questo paragrafo 29 di Dio che dice che dobbiamo mangiare ogni erba che, scusate che lo ripeto, è importantissimo. Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero il cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. Chi è che fa questo? Io lo faccio da 15 anni, Io mangio esclusivamente frutta e verdura. E se vi do questo piccolo... Non prendi medicine, no? Assolutamente. Ecco. Dunque, io... Io volevo dire solo questo addendo mio personale, ma non serve, ma è personale. Io ho preso questo che stavo servendo come missionario nell'isola di Marajó, che è l'isola fluviale più grande del mondo, nell'estuario del Rio delle Amazzoni, con un gruppo di indios che non si ammalavano, insomma, da lì ho capito perché non si ammalavano, perché mangiavano soltanto, come i nostri fratelli primati che mangiano solo la frutta, solo per questo. Ma io a quel tempo, da buon frate, ero ben grassoccio, ero grasso. Ma la cosa peggiore, la mia pressione arteriale era, la mia pressione, attenzione collega, la mia pressione era 170, 180 di massima, 100, 110 di minima. Io prendevo gli Orvash di 12 ore continuamente, e se no l'iperteso, cosa dicono i medici? Dedici, devi prendere la pasticchera, l'iperteso per tutta la vita. Per tutta la vita, un momento. E io stesso facevo questo, anzi lo raccomandavo, pur essendo un clinico, perché la mia formazione è chirurgia di urgenza e pronto soccorso, io sono un tecnico. Ho cominciato subito, immediatamente, che non è raccomandabile, ma io l'ho fatto immediatamente, perché... cambiare alimentazione deve essere gradativo perché dopo ve lo spiego io, è una droga il mangiare. Io improvvisamente, perché non gliela facevo più, ho visto i risultati di coloro che mangiavano frutta, erano così sani, ho fatto questo, caro collega, in 3 mesi piano piano ho diminuito il Norvash, passiamo la pubblicità al Norvash, dopo 3 mesi non prendevo più pasticche, la mia pressione da allora ad oggi 120 di massimo, 80 di meno. Quei soldi poi li potevi usare per beneficenza. Tra l'altro, in pochi mesi pure ho preso questo corpicino, ho tolto tutto. Chi ti ammazza te? Questa è la mia esperienza. Tocca veramente venirti a picchiare. Ma no, perché noi siamo così. Bene, sei... Oltretutto, per completare il dato biblico, scusa collega, il dato biblico, ci viene la Bibbia e la dottrina anche cattolica, se permettete, ci viene in aiuto. Avete sentito parlare, chiaramente, dei vizi capitali. Una volta si chiamavano peccati, ma lo dicevo stamane. Vizio è più grave del peccato. Che peccato può essere una cosa temporanea, anche di omicidio, un peccato. Hai fatto un peccato, te lo confessi, ti spenti. Vizio no. Vizio è peggio. Capitale. Reiteri. Sei recidivo. Sei recidivo. È un vizio. Sei vizioso. Sei un drogato. Sei vizioso. Sei proprio vizioso. È il primo vizio capitale,
che io in tanti anni di sacerdozio, nessun penitente si è venuto dal padre, ho peccato del gola. È la gola. Molti di noi non sanno che cos'è la gola. Il peccato della gola è l'ingordigia. È l'ingordigia, l'abbandono e l'esagerazione ai piaceri della tavola. È il vizio del mangiare e non di alimentarsi. Sì. Si mangia non per alimentarsi, lo sai molto sì. bene. Dimmi di quella nota sul tartaro, per esempio. Come lui è il medico, chirurgo dentista. Specialista odontoiatra. Certo, ma guarda, il tartaro intanto si forma, perché si forma anche a chi mangia abbastanza bene. Però quelli che mangiano bene, soprattutto fruttariani, che mangiano verdure, nel mangiare questi cibi idonei all'uomo, praticamente mangiano cibi con una consistenza tale che quando tu addenti fai un buon massaggio alle gengive e in più la consistenza del cibo fa un'azione meccanica tale da portare via la placca batterica. E questa placca batterica è formata da miliardi di germi che ci sono in bocca. Qualsiasi tu cosa faccia, ci sono in bocca. Sempre. Però vanno eliminati, perché se no coi sali della bocca, della saliva, si calcificano. Allora, se tu mangi bene, agli orari giusti, nel tempo giusto, ebbene fai addenti, per esempio, una buona mela, questa porta via meccanicamente la placca batterica. In più non rimane fra i denti come può rimanere una torta o qualche cosa, claro. Che tra l'altro ha molto zucchero e quindi tende a cariarli, perché lo zucchero è carburante per i batteri che trasformano lo zucchero in cacchina acida che sta sulla superficie dei denti, e quindi questo acido buca. Non è di per sé lo zucchero che caria, sono i germi sempre che portano via. Quindi sì, queste concrezioni vengono perché non si mangia bene, è chiaro. Non infatti, si mangia bene. Se tu se mangiassimo bene al giorno d'oggi, ci hai dato benissimo la tua testimonianza medica. E poi è un po' contro il nostro collega Bello, ma per assurdo, tra virgolette, non avremmo bisogno di medici né di odontoiatri. No, ma figuriamoci, perché noi siamo etici, lavorare, noi vogliamo fare altre cose. Ma lo so, perché non ti conosco, perché non dovrebbero esistere. Tanto è vero, e ripeto, perché ripetita iuvant, gli animali non si ammalano, non hanno bisogno del medico. Ti posso fare un esempietto veloce? Sì. Tu hai una bella casa, no? In ordine, te la dà Dio, una bella casa che funziona bene. Vai in bagno e comincia a buttare tutti i peli, tutte cose, e non fai nessuna attenzione. Ovviamente le tubature della casa, cioè le arterie, si incrostano. Allora tu devi essere attento, devi sapere quello che butti dentro. Se tu butti le cose giuste, non c'è bisogno dell'idraulico liquido o dell'idraulico vero. Quindi non hai bisogno di perdere tempo a sistemare la casa, perché la casa è sistemata dal tuo modo di vivere, la tua attenzione, da quello che mangi. È importantissimo. E per tornare al campo che mi interessa a me, al campo religioso, io questo appello infatti lo rivolgo di vero cuore a tutti i cattolici, a tutti i religiosi, a tutti i sacerdoti, ai nostri cari vescovi e carissimi cardinali. Per non mangiare è peccato, io arrivo a dire questo, ma confortato se qualche confratello mi può contrario a questo, è solo entrare, facciamo un dibattito, sono pronto alle più alte sfere, perché ho l'appoggio della nostra Bibbia e della medicina, della scienza. Guardate che la scienza dice questo, è l'alimentazione, la salute, è chiaro che è l'alimentazione e lo stile di vita, ma è tutto parte. Qualsiasi malattia organica dipende dall'alimentazione. Non si può avere l'infarto, come ha detto il collega, le arterie o arteriole si attappano. La morte subita in medicina non esiste. Non esiste che uno sta bene e ha l'infarto, l'ictus, l'arresto cardiaco. Attenzione, avete mai visto persone cosiddette sane, giocatori, che improvvisamente muoiono? Hanno un arresto, oh poverino, stava tanto bene. Stava male e non lo sapeva, non stava bene. La morte subita è solo traumatica, un incidente, un omicidio, no? Solo così si può. Possono essere problemi genetici, ma quelli sono rari. Insomma. Ma anche, pur essendo rari, o anche congeniti, ma dovuti all'alimentazione. Certo, l'alimentazione. Le mamme, cioè, gli animali, sempre, noi parliamo di animali, parliamo delle scimmie, ma tutti gli animali vengono allattati, i mammiferi,
vengono allattati, esclusivamente allattati con il proprio latte, con il latte con della mamma, che noi ci freghiamo quello. Proprio del latte, e vengono poi una volta allattati, se voi avete dei gattini in casa, dei cagnolini, e gli date un po' di carne, che sono carnivori, vi ricordo, quelli devono mangiare la carne. Voi date un po' di carne, un po' di frutta, un po' di altre cose, il gattino, il cagnolino, va direttamente alla carne, istintivamente. Così la scimmietta, al contrario, va nella frutta, è l'istinto. E così i bambini nostri, i bambini. E oggi abbiamo figli di persone chiamate vegane, o da quelli che mangiano così. Io non uso nessun titolo, perché io sono normale, non appartengo a nessuna cosa. Sono uomo normale, appartengo alla razza umana e mangio quello che Dio e la scienza mi dice. Allora, un bambino, una volta allattato dal seno materno, dopo 6, 7, 8 mesi, voi mettete davanti una mela, la classica frutta, per noi italiani la frutta di eccellenza, la più completa, che c'è tutto nella mela, ma gli date una mela passata, oppure un omogenizzato di carne, cose che può mangiare. Il bambino, fatelo questo, chi mi ascolta a fine, il bambino istintivamente va nella mela. Anzi, molti bambini rifiutano la carne. Certo. Sai, collega? Sì, rifiuta. Sì, si sono visti pure su internet. I genitori mangia. Perché? La cosa gravissima addirittura, che è uno scandalo che grida vendetta agli occhi del Signore, che negli ospedali si dà da mangiare ai pazienti carne, gli si dà il latte ai pazienti. Soprattutto gli oncologici, ma, quello è proprio buttare benzina sul fuoco. Ma roba da matti, il latte c'ha 83% di caseina, provoca l'osteoporosi, questa è la scienza, lo dice. Assolutamente. Io mi vorrei soffermare sul dato teologico proprio. Teologico? Ammalarsi è peccato. E perché, una però? Persona che si ammala, dovuta all'alimentazione, ma sono persone, voi sapete, addirittura che fumano, i fumanti, insomma, quello è un vizio gravissimo. Certo. C'è scritto addirittura nei pacchetti di sigarette, ti prenderà il cancro, e quello continua a fumare. Ma almeno per gli altri. Magari è pure vegano, segue uno stile di vita e nascosto fuma. No, roba da matti. Ma nel campo nostro religioso, nel campo teologico, tenete ben presente questo, parlatene col vostro sacerdote o fratello sacerdote, se vuoi, io sono disponibile a tutte le conferenze che volete, così. Amici vescovi, miei superiori, perché è un discorso serio. Ma state attenti. C'ha molti aspetti. È peccato, sì, per tanti motivi. Primo, perché devi perdere tempo a poi a curarti, sì, cosa che sì, dovresti stare già di base bene. Questo. Secondo, devi perdere soldi a curarti. Quei soldi li puoi utilizzare per farne bene. Questo è evidente, fratello. Allora, cioè, io però mi formalizzo, questo non è peccato. Mi formalizzo che è peccato perché noi non abbiamo cura nel nostro corpo, certo, che Dio ce l'ha dato perfetto. Il nostro corpo non è creato per ammalarsi, attenzione, ripeto, gli animali non si ammalano, figura di noi che siamo a immagine e somiglianza di Dio. Il nostro corpo, attenzione, è perfetto. Se ci ammaliamo è perché commettiamo peccato. Poi c'è tutto il discorso etico, che non abbiamo ancora. Sì, io mi soffermo a dire questo. Non uccidere. Sì, e dopo ci più ne ha più ne metta. Ci più ne ha più ne metta. È importante. Ma non ci possiamo ammalare. Se ci ammaliamo, commettiamo peccato. E ricordatevi sempre del vizio della gola, che anche in ambiente nostro religioso se ne parla poco. È l'incordicia, ripeto. Certo. È abituarsi, è una droga, poi, droga, ne vuole di più. È un vizio capitale, ti devi confessare, fratello. Certo. Ti devi confessare. Ma anche fisiologico, perché tu gonfi le cellule, tutto. E il sistema, scienza, devi dare più da mangiare, ti richiede di più, si mette in atto un meccanismo perverso. Si mangia per abitudine, non per alimentarci. Tanto è vero, io come te mangiamo frutta, io non ho la colazione, il pranzo e la cena, ogni tanto mangio la frutta. Sto in Brasile, mangio 12-20 banane al giorno. E non devi perdere tempo, manco a lavare i piatti. Oltretutto, vai là, vedi, una, è già pronto, una cosa grande che tu hai toccato dell'economia, questa risolverebbe, noi finiremo immediatamente con la fame nel mondo. Sì. Lo sai, tanti nostri fratelli ancora muoiono di fame, i bambini in Africa. Ma e gli diamo le ceste basi, e li facciamo ammalare di più. Certo. Basta la frutta. La frutta. Con la frutta e la verdura si vive bene scientificamente. Controllate le cose che dico, che non ci credete, è facile, nell'ambiente medico è facile, nella scienza, ma nel campo teologico, infatti la mia premura è parlare nel campo teologico, io sto parlando principalmente ai cattolici e a tutti i cristiani. Sì.
però in principio ai cattolici. Attenzione, se vi ammalate è peccato. Questo è il messaggio che padre Corrado d'Ascoli vi sta dando. Assolutamente. Adesso riflettete. Tutti hanno sempre paura, poi hanno sempre paura che mi mangio, che mi mangio? Vai a lavorare, vado a lavorare perché devo mangiare, ma c'è, è già la natura provvede. Mi trovate su Facebook, io ho una pagina, padre Corrado d'Ascoli. E noi ti ringraziamo a mani giunte veramente per quello che fai. Grazie. Grazie a te caro fratello collega. Arrivederci.